Abbiamo cominciato a parlare la volta scorsa di questa cosiddetta società dei consumi, cioè di come soprattutto negli anni 20 e 30, prima in America, poi anche in Europa, si diffusero appunto i consumi, cioè spese voluttuarie che le famiglie della classe media soprattutto potevano ora permettersi e sulle quali investivano anche una buona parte dei loro guadagni. Sto parlando di spese per la casa, per gli elettrodomestici, per l'automobile soprattutto, che divenne un po' il simbolo di questa novità, ma poi anche avevamo accennato a questo fatto per i mass media. Oggi dobbiamo riprendere proprio quest'ultimo punto perché fu particolarmente rilevante anche dal punto di vista politico, storico, culturale. Abbiamo parlato della radio la volta scorsa, della sua diffusione prima negli Stati Uniti, poi in Europa, ma la diffusione della radio e poi anche del cinema e un nuovo tipo di giornalismo cambiarono molto le carte in tavola prima degli Stati Uniti, poi dell'Europa, perfino in parte anche dell'Italia, anche se l'Italia da questo punto di vista in quel periodo era un po' il fanalino di coda nell'Europa più sviluppata, nell'Europa occidentale. Comunque, oggi iniziamo a vedere tutto questo, parleremo brevemente anche di sport, cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 257esima puntata. Radio e cinema negli anni 30. Benvenuti, bentrovati. Siamo di nuovo insieme per circa 20 minuti per parlare come sempre di storia e in particolare, come stiamo facendo ormai da diverse puntate, di storia del Novecento. Secolo rilevantissimo, pieno di novità. Abbiamo già visto la prima guerra mondiale, abbiamo visto gli effetti di quella prima guerra mondiale, tutte le conseguenze, e da poco abbiamo affrontato una pagina anch'essa tragica, anche se in modo molto diverso rispetto alla guerra, cioè la crisi economica del 1929, la prima grande e clamorosa crisi del Novecento, una crisi che segnò davvero le coscienze oltre che i redditi di moltissime famiglie. Abbiamo visto che però questa crisi appunto fu contrassegnata da aspetti anche contraddittori, perché cresceva il numero di disoccupati, crescevano le difficoltà economiche delle famiglie, però parallelamente aumentavano anche i consumi. Questo può sembrare un po' un controsenso, ma l'altra volta abbiamo spiegato come si spiega e come riesce a essere motivato e coerente comunque con il quadro generale. Abbiamo detto che questa corsa ai consumi nuova, innovativa, si diresse verso alcune particolari strade. Abbiamo parlato dell'automobile, abbiamo visto come questa si sviluppò in America prima e in Europa poi, abbiamo parlato poi brevemente degli elettrodomestici e abbiamo chiuso la puntata scorsa introducendo il tema dei mass media e in particolare della radio, che divenne un altro dei simboli di questi anni perché si diffuse capillarmente. Vi dicevo che nel 1939 c'erano in tutto il mondo circa 100 milioni di apparecchi, di cui più della metà negli Stati Uniti, il resto soprattutto in Europa. 100 milioni per un mondo, un'Europa meno popolosa di quello di oggi è tanto, ovviamente, è molto. Certo, le famiglie più povere non potevano permettersi questi beni, in Italia la radio era ancora abbastanza rara, relativamente rara, però in paesi come l'Inghilterra, la Francia, anche la Germania era già ormai diffusa in maniera piuttosto capillare. Ecco, la diffusione di questi apparecchi cambiò un po' anche lo stile di vita delle persone. Intanto cosa trasmetteva la radio? Trasmettevano cose diversificate le varie emittenti. Vi ho detto che in America c'erano emittenti private, in Europa soprattutto emittenti pubbliche che creavano dei programmi. I programmi erano di varia natura. C'erano programmi di intrattenimento puro, c'erano programmi musicali anche, perché chiaramente la musica via radio si diffonde molto facilmente. C'erano programmi anche culturali, di divulgazione potremmo dire, e celeberrima da questo punto di vista quella famosa trasmissione che negli Stati Uniti veniva guidata, condotta da Orson Welles, poi futuro grande cineasta, in cui Welles drammatizzava dei romanzi sostanzialmente, famosissima quella occasione in cui drammatizzò un romanzo di fantascienza e fece credere a metà dell'America che gli Stati Uniti fossero invasi dagli alieni. Chiaramente la radio aveva un grande potenziale perché poteva arrivare nelle case di tante persone, ma aveva anche un rovescio della medaglia, perché ovviamente le persone tenevano a credere a questo nuovo mezzo e anche quando invece c'era una storia di fantasia raccontata all'interno della radio era difficile per l'ascoltatore medio distinguere tra realtà e finzione, cosa che poi abbiamo visto, problema che abbiamo visto riprodotto pari pari anche quando è arrivata la televisione. Oggi troviamo
In fondo, anche con i social network oggi i nostri giovani fanno fatica a volte a distinguere vero e falso nei social, beh, i nostri nonni, bisnonni facevano fatica a distinguerlo alla radio. E però, ecco, tra tutti questi programmi c'erano anche programmi di natura più propriamente politica, e qua a noi interessa, noi che ci occupiamo di storia ovviamente. Intanto si diffusero subito, presto, i cosiddetti notiziari radiofonici, i radiogiornali, che erano molto importanti, perché dovete pensare che a quel tempo ovviamente non c'era la televisione, quindi non c'erano i telegiornali, non c'era internet, quindi non c'era questo bombardamento continuo di notizie a cui siamo abituati oggi, e le fonti di notizie erano i quotidiani sostanzialmente, che vendevano anche piuttosto bene, c'erano quotidiani per tutte le tasche e per tutte le culture, quotidiani più alti, più complessi, per l'alta borghesia, quotidiani anche molto popolari, soprattutto negli Stati Uniti, dove si usava molto l'illustrazione, il fumetto, anche il titolo forte, per suscitare l'interesse magari perfino degli immigrati, ecco. In Europa i giornali erano un po' meno diffusi, ma c'erano, erano ben presenti. La radio cambiò un po' tutto, perché ovviamente sui quotidiani le notizie arrivavano sempre il giorno dopo, spesso anche in maniera molto verbosa, bisognava comunque saper leggere per leggere un giornale, e se avete presente i giornali d'inizio Novecento, degli anni 10 o 20, erano anche davvero con poche fotografie, pochissime anche per limitazioni tecniche nella riproduzione delle fotografie, e molto testo, molto molto testo, e quindi generalmente ceti più umili non potevano più di tanto leggere o comprendere comunque il contenuto di un quotidiano. La radio arrivava in maniera molto più veloce, molto più rapida, perché potevi fare il notiziario più volte al giorno, con le notizie delle ultime ore ovviamente, e poi arrivavano senza bisogno di particolare cultura, perché c'era qualcuno che leggeva le notizie e le spiegava al pubblico. Questo in effetti tese a mandare un po' in crisi i quotidiani del tempo, che dovettero un po' cambiare faccia. Certo, le classi colte continuarono ampiamente a servirsi dei giornali e dei quotidiani, però quelli più popolari tra questi quotidiani dovettero cercare ancora più di calcare la mano sul sensazionalismo e soprattutto, vi dicevo, sulle immagini, le foto, i fumetti, le illustrazioni. Nacquero proprio in questi anni dei particolari giornali, delle riviste addirittura, che puntavano davvero tantissimo sulla fotografia. La fotografia era un'altra delle grandi innovazioni dell'inizio Novecento, ormai i costi si erano ridotti, la velocità anche di esecuzione, di sviluppo dei negativi si era fatta molto più rapida, e nacquero riviste prettamente fotografiche che permettevano al lettore medio di vedere parti del mondo che non avrebbe mai potuto visitare con le sue tasche, con i suoi soldi ovviamente. Pensate, la più famosa di queste riviste che fu Life, una rivista prestigiosa, anche molto bella, dove comparirono le foto dei più grandi fotoreporter dell'epoca. Ecco, Life aveva reportage dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa, poi quando arriveranno le guerre, dalle zone di guerra. Reportage che erano completamente inediti ovviamente, perché sui giornali arrivavano pochissime fotografie, vi dicevo, e soprattutto non fotografie d'azione, di solito fotografie molto statiche. La radio non poteva trasmettere immagini, certo c'era poi il cinema, ma il cinema aveva tempi molto più lunghi. Ecco, nacque quindi anche una figura nuova di giornalista, oltre al giornalista a cui si era già abituati, quello che andava, vedeva e scriveva, nasce anche appunto la figura del fotoreporter, alcuni anche veramente eroici e talentuosi. Tra tutti forse il più famoso fu Robert Capa, grande fotoreporter che divenne famoso con la guerra di Spagna, di cui parleremo tra qualche puntata, e poi seguì anche la seconda guerra mondiale, poi sarebbe morto tra l'altro dopo la seconda guerra mondiale, proprio in azione, proprio durante un servizio fotografico in zone di guerra. E d'altronde la vita del fotoreporter era pericolosa oltre che affascinante, si girava il mondo, si immortalavano scene che nessuno aveva visto mai e che finivano su queste riviste patinate, e però si rischiava letteralmente anche la vita. E questo è un aspetto importante dell'impatto della radio. Un altro aspetto importante fu anche che la radio permetteva davvero di entrare nelle case di quasi tutti, o di molti quantomeno. Non solo nelle case, nei salotti. La famiglia inizia a riunirsi davanti alla radio, una cosa abbastanza inedita, perché nessuno si riuniva davanti al giornale, al quotidiano, a meno che non ci fossero bollettini di guerra dove il parente caro, il marito, il padre era in battaglia, ecco, per il resto ognuno leggeva il giornale singolarmente, individualmente. La radio era un'esperienza invece già più collettiva, perché la si ascoltava insieme. E in effetti questa capacità di penetrazione di questo nuovo mezzo di comunicazione iniziò ad affascinare subito i politici. Vi avevo accennato al fatto, ad esempio, che proprio il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, presidente molto popolare, capace poi di sfruttare con la sua abile retorica anche i discorsi, le occasioni, i comizi, eccetera, iniziò quasi subito a usare la radio per fare propaganda. Ogni settimana Roosevelt faceva una sorta di piccolo
programma radiofonico, o meglio una chiacchierata col pubblico americano, chiamate proprio le chiacchierate del caminetto, perché gli americani la ascoltavano davanti al caminetto, questa chiacchierata con Roosevelt, dove Roosevelt faceva un po' il punto della settimana politica, di quello che la sua amministrazione aveva tentato di mettere in piedi. Chiaramente era un modo nuovo di far politica, era un modo che assomiglia un po' a quello che usano i nostri politici di oggi, no? Quando aprono una diretta su Instagram o su TikTok e cercano di parlare direttamente al pubblico, ai giovani soprattutto. Beh, Roosevelt faceva qualcosa di simile 100 anni prima, perché entrava davvero nelle case, senza contraddittorio ovviamente, senza domande, senza interviste, parlava lui e si faceva ascoltare, perché la radio era estremamente unidirezionale. Oggi i social almeno hanno la possibilità di rispondere, di replicare. Sulla radio questo non era possibile, ma chiaramente Roosevelt fece quest'uso della radio, ma anche i dittatori non si fecero scappare l'occasione. Mussolini, Hitler e altri tentarono anche loro di sfruttare questo nuovo mezzo di comunicazione. Mussolini, da questo punto di vista, nonostante l'Italia fosse abbastanza arretrata e non ci fossero poi così tanti apparecchi radiofonici, tentò di usare molto la propria voce, la propria tonalità per dare un segno alla sua politica. Quando noi rievochiamo il fascismo pensiamo sempre a queste grandi adunate e ai discorsi di Mussolini dal balcone di Piazza Venezia, certo, però quei discorsi li vedeva il pubblico di Roma, ecco, quelli che si accalcavano appunto a Piazza Venezia, e a volte li si vedeva nei cinegiornali, ma arrivavano una settimana dopo, 10 giorni dopo, ci voleva del tempo perché i giornali cinematografici venissero realizzati, diffusi in giro per l'Italia. Molto spesso, soprattutto da un certo punto in poi, Mussolini parlò davanti a un microfono, fece queste grandi adunate, ma veniva microfonato e il suo discorso veniva trasmesso in tutta Italia. Ci sono ancora oggi su YouTube, li potete trovare, dei documentari dell'Istituto Luce, dove si vede Mussolini che fa il suo grande annuncio, ad esempio per l'entrata in guerra, ad esempio per la proclamazione dell'impero, e questa sua voce viene poi trasmessa nelle piazze italiane. La radio non c'era magari nelle case, ma si potevano impiantare, costi abbastanza contenuti, dei megafoni, degli altoparlanti nelle piazze che trasmettevano sempre via radio i discorsi del Duce. Quindi capite bene che la radio diventa un mezzo di propaganda potentissimo. L'altro grande mezzo di comunicazione, l'altro grande mass media dell'epoca fu il cinema, indubbiamente. Il cinema esisteva già da vari decenni, però solo nel 1927 aveva aggiunto il sonoro. Una grande rivoluzione per il cinema, per cui i film muti che avevano rovinato la scena nei primi anni rapidamente scomparirono. Rimase solo Charlie Chaplin a fare ancora dei film muti, ma solo perché era un divo vero e proprio, e tutti i film divennero rapidamente sonori, e questo permise un impatto ancora maggiore del cinema nella coscienza collettiva, perché chiaramente con i film muti, certo, si poteva ridere, si poteva piangere, ma insomma bisognava sempre che lo spettatore ci mettesse un po' del suo. Con le parole, con la tonalità, col canto, quello che era, insomma, la capacità di penetrazione del cinema divenne ancora più forte. E il cinema a sua volta finì per alimentare anche e soprattutto i consumi, perché pensate un po' al cinema hollywoodiano che si andò cementando proprio in quegli anni e poi venne esportato un po' in tutto il mondo. Il cinema hollywoodiano ci presentava negli anni 20 e 30 persone ricche, famose, pensate ai film di ballo, ai musical ad esempio, Fred Astaire e Ginger Rogers, solo per fare un caso celebre. Persone ricche, famose, belle, che spendevano, compravano, andavano fuori a cena, avevano appartamenti lussuosi, eccetera. Questo alimentava un mito, ovviamente, sia dell'America sia della società dei consumi, perché gli spettatori che vedevano questi film, queste pellicole, sognavano un po' a occhi aperti e speravano un giorno di potersi anche loro permettere quei beni di consumo. Questo è stato spesso raccontato anche in film più recenti che hanno rievocato quell'età d'oro del cinema hollywoodiano. Pensate ad esempio a certi film di Woody Allen degli anni 80, quando rievoca la sua infanzia e l'impatto che il cinema aveva appunto sui suoi occhi di bambino. Ebbene, proprio in America si fece molto lavoro in questo senso. Roosevelt fu abile non solo a parlare alla radio, ma anche a creare una sorta di industria cinematografica che portasse avanti i suoi stessi valori, i valori di coinvolgimento, ripresa, fiducia, speranza, no? La politica di Roosevelt fu sempre all'insegna della speranza davanti alla crisi economica. E alcuni registi degli anni 30 si fecero davvero portatori di questo nuovo modo di sentire, di questa nuova mentalità americana del New Deal, in pratica, in senso sociale e narrativo. Uno fra tutti, Frank Capra, che nel cognome ricorda un po' Robert Capa che abbiamo citato prima, ma in realtà è Robert Capa, questo è un nome d'arte che aveva copiato Frank Capra. Frank Capra era un regista italo-americano che ebbe un grandissimo successo in questi anni,
fino praticamente alla Seconda Guerra Mondiale. La vita meravigliosa è un titolo famoso, ma ne fece tantissimi, Accadde una notte e altri ancora, dove c'era davvero questo clima di fiducia, speranza, ottimismo. Ottimismo rooseveltiano venne anche chiamato, e lui riuscì a portarlo nel grande schermo e diffonderlo in questa maniera. Però diciamo che anche in questo caso perfino le dittature cercarono di sfruttare il cinema, anche se in maniera magari non sempre lineare. Pensiamo al caso italiano, ecco, Mussolini fece creare Cinecittà, questo grande quartiere, questo grande centro di studios a Roma, per realizzare cinema e film nella capitale. Poi in realtà il fascismo sfruttò solo fino a un certo punto il cinema, perché i film italiani di quel tempo furono soprattutto film di svago, non tanto di propaganda. Però insomma, anche Hitler fece qualcosa, si iniziò a indagare questo settore nuovo e tentare di sfruttarlo in senso propagandistico. Il cinema aveva d'altronde un grande effetto. Pensate che proprio in questi anni nascono i divi, nasce il divismo, qualcosa c'era stato già all'epoca del muto, appunto con Charlie Chaplin ad esempio, che avevo già citato, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino e altri ancora. Ma questa idea del divo e della diva si rafforzò soprattutto negli anni 30 e da lì in poi non è più tramontato, ovviamente. Infine, ultima cosa da dire, il cinema certo come mezzo narrativo, mezzo per propagare una certa mentalità, un certo ottimismo, anche per fare un certo senso propaganda ai consumi e così via, ma anche per raccontare il mondo, ecco. Eppure raccontando il mondo si poteva in qualche modo influenzare la mentalità degli spettatori. Un modo, l'abbiamo già citato, era quello dei cinegiornali. I cinegiornali erano gli antesignani dei nostri moderni telegiornali, comparivano nei cinema prima del film, spesso c'era qualche sequenza, un notiziario di notizie del mondo, appunto. In genere le notizie non erano freschissime, erano di qualche giorno prima, perché bisognava preparare, far girare le bobine, insomma ci voleva del tempo. Però certo, questo fu un modo in cui la politica tentò anche di arrivare al popolo, ma un altro modo ancora più interessante fu anche quello di raccontare degli eventi, soprattutto sportivi. Bisogna dire che il diffondersi infatti della radio, del cinema, delle riviste anche illustrate, eccetera, che fu molto forte negli anni 20 e 30, andò di pari passo col diffondersi anche dello sport di massa, o meglio, non tanto dello sport che si era già diffuso negli anni precedenti, quanto dell'attenzione dei tifosi allo sport. Un grande revival sportivo era nato a fine 800 con le Olimpiadi, le prime Olimpiadi, con i grandi, che so, giri del ciclismo, il Giro d'Italia, il Tour de France, i primi grandi campionati sportivi, campionato di calcio, poi arriveranno i mondiali di calcio e così via. Tanti eventi che un po' alla volta si stavano andando a sommare gli uni agli altri, ma che un po' alla volta sempre più pubblico stava iniziando a seguire e stavano diventando occasione per far politica, ovviamente, anche perché sport e politica sono spesso tra loro intrecciati. Il caso più emblematico da questo punto di vista risale al 1936, quando si tennero le Olimpiadi celeberrime a Berlino, ne parleremo ancora quando citeremo il nazismo. Quell'anno Olimpiadi sotto il regime hitleriano vennero immortalate da una regista tedesca, Leni Riefenstahl, molto brava, una donna, che creò il film delle Olimpiadi come si usava a fare, come si fa ancora. Però questo film delle Olimpiadi non fu solo una sequenza di imprese sportive dei vari atleti mondiali, fu quasi un'opera di propaganda del razzismo hitleriano. Il film venne intitolato Olimpia, molto bello anche visivamente, molto importante anche per la stessa storia del cinema. Ma questo documentario alla fine è un'esaltazione dei corpi virili, dei corpi statuari, dei corpi, potremmo dire, quasi dell'uomo superiore, no? Perché l'idea era un po' quella di esaltare la razza ariana secondo la propaganda hitleriana. Poi il paradosso fu che a Berlino le gare più importanti, tipo la gara dei 100 metri, vennero vinte da atleti afroamericani. Nel caso specifico, ovviamente, come ben sapete perché è famosissimo, il vincitore della gara di 100 metri fu l'americano Jesse Owens, importante figura dello sport, detentore di numerosi record per parecchio tempo. Però ecco, lo sport diventa spettacolo, lo sport diventa comunicazione, lo sport diventa anche politica, diventa propaganda, diventa un mezzo che la radio, il cinema, le riviste tentano di sfruttare. Ecco, questo era quello che c'era da dire oggi per chiudere questa pagina sui consumi. Non abbiamo finito di parlare comunque di società e innovazione, perché dopo aver parlato di auto, macchine, radio, cinema, eccetera, parleremo anche dei progressi scientifici di questo periodo. Progressi scientifici che presto convoglieranno nell'industria militare soprattutto. La prossima volta parliamo di questo, insomma c'è ancora
tanto da dire, ma per oggi direi che possiamo terminare qui. Vi ricordo che questo podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma queste stesse piattaforme ospitano anche il podcast gemello che si chiama Dentro alla Filosofia, dove ovviamente parliamo di filosofia. Se poi cercate spiegazioni su epoche diverse, filosofi diversi rispetto a quelli che stiamo trattando qui nei podcast, vi ricordo che c'è un canale YouTube molto corposo, basta cercarmi come Ermanno Ferretti oppure come Script. Infine vi ricordo che se volete rimanere in contatto, non perdervi le puntate, sapere quando escono e seguire tutte le iniziative che proponiamo, potete seguirmi sui social network Facebook, Twitter oppure Instagram, e lì mi trovate col nickname di Script, oppure potete abbonarvi al newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Lì faccio resoconto dei video che ho fatto, dei podcast che ho fatto, altre cose, ma parlo anche di libri, di film, di novità, di attualità, insomma di tante cose, è gratis e conviene abbonarsi. Ultimissima cosa, vi ricordo che è uscito da qualche settimana il mio ultimo libro, si intitola Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, Cairo editore, l'ho trovato in tutte le librerie, sia fisiche, nei negozi, voglio dire, sia nelle librerie digitali online, sia in formato cartaceo che in formato ebook. È un libro che parla di filosofia, ma soprattutto filosofia declinata sui problemi dei nostri giorni. Riprende alcuni pensatori, non tantissimi, ma alcuni molto specifici, e trae da essi, o almeno prova a trarre da essi, delle riflessioni, degli strumenti, dei metodi per affrontare i problemi dei giorni odierni. Spero che vi possa stimolare e piacere, un libro abbastanza accessibile, ma appunto che vuole darvi qualche idea nuova. Lo trovate in tutte le librerie, anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, Ermanno Ferretti, Cairo, editore. Basta, ci sentiamo presto per parlare ancora di storia del Novecento, degli effetti di questa crisi del 29, degli anni 30, eccetera, qui su Dentro alla Storia. Alla prossima, ciao!